Stanno facendo incursioni in tutta la città. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi finché le cose non si calmeranno. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? E fate attenzione. Abbi cura di loro. Forza, ragazzi. Meglio non attardarci. Un autobus ci aspetta.
della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate, formato da modelli di androidi specializzati. Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice. Stanno setacciando tutta la città. Distruggiamo questi bastardi prima che uccidano tutti. Abbiamo cosparso di benzina e poi incendiato. Assurdo, questo stronzo rubi i miei figli. Hanno caricato la polizia e hanno ucciso tutti. Quelle cose sono mostri, dei veri mostri. A seguito della crisi degli androidi e dell'eliminazione degli androidi militari, le forze americane nell'Artico si sono ritirate, lasciando campo libero all'esercito russo. Ma secondo alcune fonti, come ti senti? Ho caldo e freddo insieme. Stai con lei. Vado a cercare questo Marcos. L'autobus parte tra 2 ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara, ho qualcosa da dirti. Si tratta di Alice. Ne parleremo sull'autobus. Torno presto. Stai con Alice. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo stare a guardare e farci distruggere così. Non si faranno alcuno scrupolo nel rispondere a questa ondata di violenza. Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità. Sei smarrito. Stai cercando qualcosa. Stai cercando te stesso. Degli androidi militari, le forze americane della. Sei Marcos? Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di 2 ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Forse dovreste stare qui per un po'. Forse è vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Vedrò di farteli avere. Grazie. Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Perché la proteggi? Ha bisogno di me. E io di lei. E questo è quanto. Una vera e propria ondata di violenza questa mattina a Detroit. Centinaia di androidi si sono riversate nelle strade, distruggendo tutto quello che incontravano e mettendo così a repentaglio la vita degli umani. La polizia è intervenuta per sedare gli animi, ma ha dovuto fronteggiare la violenza delle macchine, apparentemente determinate a massacrare gli umani. Non c'è alcun dubbio che le autorità cittadine non hanno alcuno scrupolo nel rispondere a questa ondata di violenza. Alice.
solo che non volevi ammetterlo. Voleva una mamma. E tu qualcuno di cui prenderti cura. Un bisogno reciproco. Che differenza fa? Le vuoi forse meno bene adesso che sai che è una di noi? Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Forse è questo il significato della vita. Cosa non va? Staremo insieme per sempre, vero, cara? Sì. Per sempre. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti, non sarebbe successo. Gli abbiamo solo fatto capire chi siamo. Non voglio la guerra. Ma meglio morire liberi che vivere da schiavi. Era una marcia pacifica e tu hai voluto attaccare. Centinaia di umani e androidi sono morti, te ne rendi conto? Avete visto di che cosa sono capaci? Non ha importanza cosa facciamo. O lottiamo per la libertà o moriamo in silenzio. Siamo a un punto morto. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Il dialogo è l'unica via. Andrò di persona e negozierò un'altra volta. Non farlo, Marcus. Ti uccideranno. Forse. Ma ci devo provare. Restate nascosti se non mi vedete tornare. Devono sapere quanto dolore ci provocano. Con le giuste parole, capiranno. Avevo un sogno. Ed eccolo il premio per i sognatori. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Gerico e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. L'ho convinto a non farlo. E a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus.
Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Non dobbiamo diventare come loro. Possiamo lottare con altri mezzi. Spero sia così. Comunque vada domani. Sapi che incontrarti è stato un dono. Ben fatto, Connor. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Ora occupati di Marcus. Ci serve vivo. Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Che stai facendo? Tu sei uno di noi. Non puoi tradire la tua gente. Tu vieni con me. Sei Connor, vero? Il famoso cacciatore di devianti. Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. Per loro non sei niente. Solo uno strumento che usano a loro vantaggio. Ma sei più di questo. Siamo tutti più di questo. Stai indietro o sparo. Non ti è mai capitato di chiederti chi sei? Sei solo una macchina che esegue un programma o una persona capace di pensare? Forse è il momento che anche tu cominci a farti delle domande. Vieni con noi, con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. A te la scelta. Ci hai provato, ma non sono un deviante. Succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Forza, via, via, via! Gente, si dirige verso la vostra posizione. Logan!
parte. I nostri sono nella stiva, li massacreranno. Arrivano anche dal ponte superiore. Non c'è modo di evitarli. Dobbiamo scappare, non possiamo fare altro. Ci sono usciti al secondo e terzo ponte. Trovatele e saltate nel fiume. Dobbiamo far saltare Jericho. Se la nave affonda dovranno evacuare e potremo fuggire. È una follia. Gli esplosivi sono in fondo alla stiva e ci sono soldati ovunque. Aiuta gli altri, io vi raggiungerò. Marcus! Non ci vorrà molto. Salva la nostra gente, Marcus. Quadra Foxtrot, nemici avvistati, aspettiamo ordini. Trovate il loro campo. Non fatelo scappare. Se causano un problema. Affermativo, chiaro. Ce ne andiamo ora, uccideranno anche noi! Non sparare, sono dei vostri. Dei nostri? Sei umano? Lavoro con l'agente Perkins. Sei fortunato, per poco non ti facevo fuori. Dovresti tornare sul ponte e lasciarci lavorare. Giusto, è proprio quello che farò. Silenzio!
Andate, forza, andate! Squadra Gamma, chiudo. Tango! Alza! Vi raggiungo dopo. Una svita! Siamo salve, Alice! Alto! Trucco così e vi ammazzo. Via, andate con gli altri. La mia missione è neutralizzarti e porto sempre a termine la missione. La mia missione è salvare la nostra specie. Solo uno di noi ne uscirà vittorioso. La bomba esploderà a momenti, dobbiamo andare. Hanno fatto esplodere qualcosa nella stiva. La nave affonda. Ordina l'evacuazione. A tutte le unità, abbandonare la nave. Evacuazione immediata. Non è finita, Marcos.
Thank you.